l'ultimo sabato d'aprile è festeggiata a Santa Croce con la processione della Madonna dell'Incoronata e in detta circostanza gli agricoltori saltavano a benedire gli animali. Poi in anni successivi invece si è incominciato con tutte le attrezzature agricole, infatti in altre zone, qui nei paesi qua vicini, si benedicono tutte le attrezzature che servono in campagna. Nella processione vi è anche un personaggio particolarissimo, Usciagato, e io vorrei trovare qualche persona anziana che riesca a spiegarmi qual era il significato, quindi quale simbologia esprimesse esattamente questa persona, Usciagato. Ecco, tra le persone anziane tenere qua è zio Pasquale, e io proprio zio Pasquale volesse che mi spiegasse un attimo il significato di questa festa a Santa Croce. Ma questi ci stanno qua, zio Pasquale, come mai questa festa a Santa Croce l'ultimo sabato d'aprile? Ma questo non ricordo come la fanno, no. Non ricordo perché la fanno prima sala per l'aprile, no. Ecco, a me mi interesserebbe sapere quel personaggio che va dietro la processione con degli animali, normalmente sono delle mucche. Carciacà. Uscarciacà. Questo è Steve con un padrone tanto pure per bene. Ti voglio portare a bere che adoro, ma questo qua. Mentre la porta fa le chianiani? Da forza cominciamo. Perché? Ti emozioni? Fa fare le chianiani a canto preoccupato. D'accordo, la ditta, caspita, dille. Deve padrone, pure una grazia, un solo che no. La grazia ce la fa. Però non è venuta mai il re. Come sei venuta a vedere, devo lasciare la cosa che ha. Ma perché adesso lui sta incappucciato? Ma questo incappucciato sei un capocciato. Qui la c'è una linea grazia, che madonna, ti morderà un usura. E qui la tentare da mai il re. La usura spaccava il cerchio, spaccava tutto, come lo fondava di vita. Quando ero andato da Madonna, sei venuta a terra. Come sei venuta a terra, Roma? È Roma secondo. Vabbè, grazie. Questi, saccini. La chiesa San Giacomo è stata ultimamente restaurata, per cui oggi ci sarà, a differenza degli altri anni, una messa davanti al cielo della chiesa. Quello che è la motivazione di un cittadino del popolo, quindi, perché adesso la processione si svolge così: prima di andare in processione vi è la benedizione degli animali, dove gli animali fanno tre giri intorno alla chiesa San Giacomo. Precedentemente mi sembra che si facessero anche tre giri intorno al paese. Adesso vorrei sapere da Don Antonio quella figura particolare, Scacciacalo, che segue la processione, che significa qua? È strettamente legata alla Madonna Incoronata. Alla Madonna Incoronata in particolar modo di Foggia, perché secondo la tradizione, intorno all'anno 1000, la Madonna è apparsa a un cavaliere e a un contadino, a un lavoratore dei campi. Questa figura quindi è arrivata fino ai nostri giorni. Adesso il motivo per cui questo Scarciacappa si presenta a noi col viso coperto, col volto coperto, non lo saprei dire. Comunque anche per nascondere, diciamo così, creare un personaggio, diciamo, ideale. Grazie. Tutti gli animali e gli agricoltori attorno a
padre, questi si accingono a effettuare tre giri intorno alla chiesa. Precedentemente era molto più sentito, comunque negli ultimi anni questa festa ha ripreso il suo significato originale. Tanto è chiaro che molti agricoltori che sono ancora, degli animali, portano a benedire, quindi fanno tre giri intorno alla chiesa di San Giacomo. Ecco, vi stavo dicendo poi, ultimamente si è presa anche la possibilità di portare delle attrezzature che non servono per il lavoro. Comunque, ecco, questa caratteristica che ti porta sulla fretta, tutti gli animali volatili, quindi ha creato una gabbia appositamente. Stavi parlando Ecco, come si vede, il primo gruppo ha incominciato e ha effettuato il primo giro intorno alla chiesa. Dopo il terzo giro, gli animali si fermeranno davanti alla chiesa e saranno benedetti dal prete. Poi una parte di questi sarà parte integrante della processione che vedrà tutta la popolazione intorno alla zona di Coronata. Sacerdote e questo procede alla benedizione degli stessi. Gli animali, come vedete, sono tutti addobbati a festa. Abbondanza. Tornavano con i prodotti del latte, quindi facevano delle, i contadini fanno delle trecce. Tutta in festa e tutta così presa per questa manifestazione. Comunque si aspettano i contadini, quelli più in, perché porteranno poi tutti gli animali, e quando in campagna vi erano ancora molti coltivatori che allevavano anche degli animali, era molto più abbondante la... Sì, Pasquale già mi ha fatto una dichiarazione. D'amore. Ecco.
canzone gira, io cerco di riprendere anche un po' tutti i giovanissimi, così poi si ritroveranno. E anche i personaggi tipici, i personaggi tipici della Croce di Magliano. Sì, perché sto facendo il commento, chi richiappi meglio meglio. Che probabilmente, siccome ha fatto parte di Cuoce e questi hanno fatto una ricerca su tutte le tradizioni di Santa Croce, infatti loro possiedono tutti i canti delle feste principali che qui troviamo ripresi, e penso che tra questi Nicolangelo Ligursi mi possa dire qualcosa. A me interesserebbe a me interesserebbe sapere il significato di quel personaggio che segue gli animali nella benedizione e nella processione, scacciacato. Ma sta rovagliando? Sì. No, aspetta. Chiudi. Andiamo già. Comunque, tu dici un pochettino il significato. Di il significato di questo personaggio, oppure perché secondo te i contadini hanno preso l'abitudine con l'ultimo sabato d'aprile di portare gli animali a benedire, cioè che significato? Io penso che sia soprattutto un rito propiziatorio per la raccolta del grano per le prossime raccolte che i contadini praticamente fanno e dedicano praticamente questo rito, che è un misto, no? Tra il pagano e il sacro, quindi è molto legato anche alla tradizione cattolica, ma come tutte le ritualità contadine si ricollegano a un mondo non prettamente cattolico, cristiano, e quindi serviva questa manifestazione e serve tuttora a propiziare i raccolti. Ecco, ma quel personaggio, quel personaggio che segue la processione, che poi accompagna anche nella benedizione gli animali, perché potrebbe stare incappucciato? Cioè, perché sta incappucciato? Che significato si potrebbe dare? Se tu ne sai qualcosa. No, veramente sul personaggio scarciacappa, come viene chiamato in dialetto santacrocese, è una figura un po' strana, no? Una figura anche misteriosa, no? Di tutto quanto. Quindi potrebbe essere il mistero che avvolge. Sì, forse proprio per questo motivo lui si copre il volto, no? Quindi basta. Va bene, grazie. Niente, ciao. Ecco, dal fondo si vede già un altro gruppo. È questo. Tutti i cavalieri. Da qualche anno si è presa anche l'abitudine che la banda anticipa l'ingresso dei cavalieri e degli animali. Fai un primo piano lì. Ecco, qui stiamo mostrando un testo, le poesie dialettali di Don Raffaele Capriglioni, e lui ha declamato appunto tutte queste feste e ne ha fatto anche delle poesie. Semmai poi dalla voce di Pasqualino Ligursi ne sentiremo quella che riguarda appunto questa festività, l'ultimo sabato d'aprile. Per quanto riguarda il tipico personaggio che segue
gli animali durante la processione e quindi durante la benedizione, un scarciacapo. Finalmente mi pare che troviamo una versione che dia una certa veridicità. L'intervistato è Tonino Rosario. Prego. Allora, questo scarciacapo, andando in un bosco, pascolava i bue, no? Ha visto una visione della Madonna, che sarebbe la Madonna l'incoronata, no? La Madonna l'incoronata. Poi gli davano l'olio, no? Il padrone gli dava l'olio per condirsi il mangiare e lui andava a accendere la candelina con l'olio alla Madonna e ha chiesto una grazia alla Madonna. Ha chiesto una grazia alla Madonna, dice fammi tirare un solco dritto. Atto, tu prendi questi bue, atto, tiri il solco e non ti girare mai dietro. Come se girate dietro e restate la testa così, è chiuso, è fatto. E perché secondo te questo qui porta il cappuccio in testa? Il cappuccio lo usava, vabbè, si usavano allora per l'intemperie, per... Ah, quindi era un modo di... vabbè, quello non era... Vogliamo l'occasione di incominciare con una parte della poesia dell'ultimo sabato d'aprile di Don Raffaele Capriglione. Quando riera in cielo sole, quando scoppia ora, quando la terra si riveste, si fa bella e mette in festa, si guarnisce di verdura tutta fronna e tutta chiura, quando cantano i cardilli, quando escono i muschilli e per l'aria canta e vola calandrella e terragnola. Ogni urillo fa ridere, e un muscolo fa zuzù, e un cuculo fa cucù. Tic tic, cubietta ruscia, denti fratti e reti fruscia. Un percorso un signore, tanto niente che fa. Rizzina fa nulla, ingoppi rapa e alza la terra. Esce all'ava, da frumiga, scoppa rose, cardiga, vola e torni fontanelle, malavizia e reticelle, udinzinza e perdone, cirici o pagliarcione. E lo povero a cavallo, mese verde e mese giallo, sente può tutta la ciella, tac tac come fiel. E si fa la processione, e si fa la benedizione, chi sta a nardi i virginelli, chi muzzette le fratelle, e può dentro del cuore, il mese di mezzo di mano, e si canta la e gira il sta Madonna pare un trono e tengava tre corone. Tete quarte in angelillo, scena aperto con cirilla, grignegna zuccatiella, scarcia cappe e buvariella, tu che festa e che priezza, che delizia e contentezza, quanto è bella e quanto è cara la vatania di Madonna, qui lucando la Madonna, te ricorda l'inna nana, San Michele pure morto, la carrella Sant'Antonio, che non canta e non la vede, che tu muore la vita, la canzone di la preghiera di Dio, che fa un bel tempo di piano, quando si entra in mia caviglia, e il tuo cuore sparpa da vagagna e fa pensare. E poi dopo benedetta, se ne vanno zitto, va sbagliato, che la mizza spasa in terra, quello forte serra serra. E poi quando sono partuto, manca tutti gli affannuti, vanno i grappi in campanate, tutte ricce incannacciate, tutte chiure e zagarelle, capescione e cartabelle, campanelle margentate. Thank you.
Para popolo e campano, se non scrive lontano, dentro a chiesa molto sempre, dice a messa e tanta gente, la pannando sotto storia, bagnottello da cavallo, bagnottello da cavallo, gialle tonne e calda calda, certe robe della mente sono portate forte, e votando già la ciuta, un rumore da cinese, come tanta pannellina, si fa mettere in garzatura, lo fa la cura uomo, la bravo che mi. Testimonianza di un altro ragazzo che fa parte di Ugoshi e penso che ci dia una versione quasi come quella precedente per quanto riguarda Uscarciacap. Dunque, Uscarciacap, secondo vecchie tradizioni popolari, dovrebbe essere un guardiano di animali di un tempo che praticamente durante il suo lavoro gli è apparsa in visione una Madonna. La Madonna praticamente era su di un albero, difatti anche dalla statua che noi della Madonna possiamo vedere che è situata su di un albero. Praticamente è apparsa a questo uomo che poi praticamente questa tradizione è rimasta così, insomma, mo non è che sia la versione giusta o non giusta, e quello che ci tramandano i vecchi è questa la versione, poi non so. E con questo gruppo noi troviamo normalmente il personaggio tipico di questa processione, lo Scarciacapo. Io quasi quasi vorrei chiedere al personaggio stesso il significato appunto di questo. Buongiorno. Ma ci da spiegare un po'. Quel personaggio tipico che poi avremo durante la processione, lo Scarciacapo. Secondo voi che significato te? Qui l'ha trovata Madonna. Cioè dove l'ha trovata? In un bosco da Foggia, bosco di Cervano. E poi da Foggia com'è che è venuta a noi questa tradizione? Poi hanno puntato pure ecco questa tradizione, ma quella là è puntata proprio all'incoronata. L'ultimo sabato d'aprile l'hanno trovata. Quindi essendo stato pastore, ripreso. Faceva l'animale, poi ha trovato Madonna lì che sta pure all'anno. Quando? Nel 1001. Vabbè. Questa tradizione. E io ho visto che ogni anno quel personaggio tipico di Uscarciacapo sta sempre in mezzo al vostro gruppo. Perché? È capato vuoto. Ma perché con i vostri animali? È nudo uno che fa quello. Cioè praticamente questo personaggio tipico, caratteristico di questa processione, ha fatto un voto che fino a quando lui potrà, insomma, farà questo personaggio durante la processione. Sempre lui ci va. E questo giovane qua lo possiamo ripigliare. Senti, come mai, posso farti una ripresa? Come mai, se vuoi, in questa festività, siccome sei diventato tipico. Mi sono nato. Ecco, allora che è successo? Spiegaci un po'. Io mi sono andato in alto un po' per la pancia. Sì. Ma tutte noi andiamo in qua. E da quanti anni voi state facendo sto... Sono una ventina d'anni. Sì, io so che voi non state a Santa Croce, state no, fuori. No, sono in Campo Ascio. E quindi ritornate appositamente per questa festività. Poi vi faccio pure una ripresa quando sarete vestiti prima della processione. Va bene. Va bene, grazie. Ma per la verità è una cazzetta. Sì, questa qui, senti, io questa la sto facendo perché la voglio restare, poi casomai... Io mi apro il Campo Ascio. Te la rifaccio? E quando? E poi te lo faccio sapere. Io mi apro il Campo Ascio, oggi me lo faccio. Ma fammi ripagliare un po' che prendo tutte le anime. No, mi dimentico.
Cambia da qua, io te. Senti, vediamo se tu casomai mi sa dire qualcosa. Perché questo personaggio segue la processione incappucciato? Perché si perga non ce la faccio. E perché? Perché così, io mi sono... ci sono usiamo noi qua. Cioè, ma non è una motivazione? No, per no. Cui... E quando è che sarebbe avvenuto questo sogno che voi avete fatto? Cinque anni fa. Eravate giovani, sì. Giovanissimo. Ma vedi, io faccio una cassetta. Sì, sì. Io mi avete per televisione. Io non sono la televisione, io questa la sto facendo per la scuola. Qua te la faccio avere una cosa. C'è un altro personaggio che in altre circostanze ha preso parte a diverse manifestazioni. Sì, Pietro. Difatti io sono stato già a riprendere da lui a 40 anni. Quindi lui evidentemente ci tiene molto alle tradizioni. Cioè che personaggio? Gli scarcia la cappa, da quando non l'ho andato in Cuzzurusiello, non l'ho andato in Cappiello, per non fanno di Cappiello, non facevano più. E poi le biate le fanno. Poi Frank ha detto che io stavo malato, volevo fare pure questo. Frank allora, sarebbe questo da me? Qua. Allora io per tradizione, e tu Frank la fai no, e facciamo da uno. E tu ci metti vicino. Ma, però io vorrei però sapere. Però mille cune a Madonna stai... state trovate dentro un bosco e foggi. Sì. Ma si chiama un figlio di Fliasma, quello che l'ha trovato. Sì. E avevano due fratelli, un fratello capiva e un altro fratello non capiva. E gli facevano bacellare male. Posso continuare? Sì, vai. Anche poi dopo, un padre deve sempre mazzi. Vai, vai, pure se vai, vai, un padre deve sempre mazzi. Sì. Lontano, c'è così io, me ne voglio e non voglio ritornare mai e non voglio ritornare mai. Va fatto. E lontano altro pesaio ha cacciato la Madonna, sopra l'albero. E la Madonna, Madonna mia, ti voglio riarti, ti voglio morire, ce ne sei. Ha trovato in una casa, Madonna parlava, ha trovato in una casa, perché tu gli vedi, sei andato male. A terra parte con te, quando gli aiuta là? Quando gli aiuta là, allora a due la a Madonna, si sì. È iniziato e la ha detto ma voglio morire e gli è rimasto vicino a Madonna. Questo Foschini che l'ha preso? Ad avere delle notizie più precise per quanto riguarda questa festività. Cioè io ho fatto a diverse persone la domanda che significato avesse questo personaggio che accompagna la processione e la benedizione degli animali, lo scarciacapo. Loro adesso mi hanno dato delle motivazioni e mi pare che un po' di storia stia venendo fuori. Io tra alcuni personaggi così tipici di Santa Croce, Cicile già l'ho incontrato per quanto riguarda 40 anni. Vediamo se lui adesso mi sa dare delle notizie più precise per quanto riguarda questa festa, cioè perché, a prescindere dal fatto dell'apparizione l'ultimo sabato d'aprile all'incoronata a Foggia, perché poi questa sarebbe la festa che noi riproponiamo, perché adesso i contadini secondo te portano in questo sabato d'aprile a benedire gli animali? Siccome il popolo di Santa Croce è stato sempre un popolo prettamente di allevatori e agricolo, automaticamente si riporta questa rivalsa perché il popolo vi è legato. Ieri era una delle più belle feste popolari del nostro paese e sperando che con l'incentivo da parte del nostro parroco e dell'amministrazione comunale si possa ritornare ai fasti di ieri, sperando che questa festa continua e faccia e porta allegria al popolo santacrocese che ci tiene tanto. No, io voglio sapere una cosa, perché questo personaggio secondo te, se lo sai, porta un cappuccio in testa? Sì. Perché io ho parlato con zio Pietro, sì, esatto. E mi ha detto alcune cose. Sì, questo famoso scarciacappo era
un operaio agricolo, un garzone, che anni fa andava ad arare. Mentre si recava al posto di lavoro in piena notte, in piena mattinata, verso le 2 e le 3 di mattino, sopra di un albero ha visto questa visione della Madonna. E questo qua, per ringraziare la veduta della Madonna stessa, ha fatto un voto di essere sempre povero e ogni anno rinnovava questa visione vestendosi da povero garzone e accompagnava gli animali alla benedizione. Ma perché copriva il capo? Questo è che mi interesserebbe sapere. Perché? Copriva il capo forse... Non viene da Cicillo, lì. Forse perché... Salve. Non voleva essere visto dagli altri, oppure, avendo avuto la visione di buio, cercava di mascherare il volto. Ho capito, vabbè. Particolari più precisi le farò recapitare al giornalista Licursi, avendo io scritto qualcosa sulle feste e tradizioni popolari del nostro paese. Va bene, grazie. Va bene, va bene. Che si diletta nello scrivere delle poesie in queste circostanze, quindi in dialetto. Ma pare che l'altro anno ne ho ripresa uno in piazza che parlava appunto della Madonna dell'Incoronata. Se mi dici qualche verso. Purtroppo non li ricordo. Non ti ricordo. Io soffro di amnesia. Vabbè. Sì. Ah. Sì, sì. Facendo un servizio come... aspetta, oramai è già incominciato. Vorrei sapere che cosa sta facendo l'amministrazione per incentivare queste manifestazioni popolari. Ma nel caso specifico abbiamo contribuito economicamente con un buon contributo di circa 3 milioni per poter organizzare appunto tale manifestazione. Secondo lei si è visto un incremento di partecipazione rispetto agli altri anni? Sì, perché è stata, cioè, anche tramite l'interessamento dell'amministrazione sono stati contattati una serie di agricoltori e abbiamo dato appunto questi incentivi proprio per favorire la maggiore partecipazione. Contiamo per i prossimi anni di incrementare ancora di più, perché riteniamo che questa sia una manifestazione fondamentale per la nostra comunità, è quella che veramente esprime le vere radici della nostra comunità. Va bene, grazie. Ahora
conosce, che ne sape tutti quanti chi ha cibo. Ufficio sì, questo è il massimo responsabile in questa situazione. Chi ha rovinato il paese una vintana. Uno dei massimi responsabili. No, e dici che adesso non c'è te colpa, capito? La sape tutto poi. Come l'altra sera. Ha visto qui te, il senatore del Montistiano? Ciao Fardini, quello pure. Ciao Fardini, quello pure piace le chiacchiere. Mettiti dietro, Rita, mettiti dietro. Signorina. Ecco, si vede adesso la partecipazione per il per me siamo quasi alla fine degli animali che vanno a benedirsi, dopodiché si procede alla processione. C'è paura, c'è paura. Sì, c'è paura che ci messo. Ma che ci siamo messo? No? Squali? Ah, 3 milioni mi non so guadagnare. Come vecchio? Come vecchio? Sì. Sparlo un po' che abbasso il pista. Sì. Chi è quel bustanante da là? Thank you.
non va.